Benvenuti al nostro canale, iscrivetevi, io sono Willis e Spluffete! Eccoci qua per andare a presentare un nuovo gioco che molti avranno già visto, ma noi scopriamo adesso, scopriamo MotoGP 2020. Andiamo a scegliere una modalità semplice, una prova a tempo, tanto per dare un assaggio, per farvi vedere come funziona il tutto. Ecco qua. Ovvio. Andrà a correre Spluffete, andrà a correre al Red Bull Ring in Austria, che non è neanche un bruttissimo tracciato, è un tracciato diciamo con degli allunghi molto forti dove tecnicamente va forte la Ducati. Certo. Però vanno forte anche gli altri. Adesso noi comunque sia correremo con l'aiuto pilota, correremo, anzi correrà Spluffete, io lo seguo soltanto e insieme a lui commento queste prove. E vedremo un pochettino come 902. Funziona. Ecco come sta caricando, come potete vedere anche il toro del ring, del Red Bull Ring, bellissimo autodromo. Ecco che ci andiamo a preparare. La mia moto sarà come potete bellissima. Vedere che si prepara. Ecco, andiamo a correre con una Yamaha e andiamo a fare un attimino un po' di prove. C'è ancora l'autopilota, che è uscito l'autopilota, certo. E ha iniziato a correre Spluffete, certo. Spluffete sta andando troppo forte, aiuto, ho paura, aiuto. Ecco, siamo arrivati nella ghiaccia, ci siamo stesi, anche il nostro pupo è rimasto sbalordito. Mi raccomando, Spluffete cerca di fare meglio. Vuoi aggiungere qualcosa, Spluffete? Non vuoi aggiungere niente, ti viene solo da ridere? Sì. Infatti hai ragione, stai concentrato. Ancora! Ma no, ma com'è che hai fatto? Ti sei steso 30 secondi fa, ti sei steso di nuovo. Devi mantenere un pochettino di decoro, devi mantenere, no? Ok, va bene che non hai mai usato, non l'hai, però bisognerà utilizzarlo un pochettino meglio, no? Ecco, almeno il rettilineo ce la facciamo, sì, eh? Ok, rallenta. Aia, aiuto, paura. Vabbè, comunque come vedete aiuto, no, nell'erba che ci scivola. Ecco, abbiamo cambiato visuale per farvi vedere un attimino la vista da fuori. Spluffete preferisce questa ripresa qui, questa visuale, ma a me non piace per niente, non piace, mi piace la visuale da fuori, dove vedo insomma come si comporta il pilota. Probabilmente è solamente questione d'abitudine, però diciamo che è molto più spettacolare perché si vede tutto tutta la moto, tutto il movimento del pilota, diciamo che questo così è un pochettino limitato. Aiuto Spluffete, aiuto, sta andando benino, sta buon che ti sei fermato, non sei caduto almeno. Giusto Spluffete? Giusto, sono ancora vivo. Ok. Almeno per questa volta. Ok, dai, stretto, non allargare, ecco, si è finito nella ghiaia, speriamo che stai in piedi, non ti stampi. Aiuto Spluffete, aiuto, dai, attento, no, non dorelo. Stavo dicendo prima che come potete vedere ci hanno annullato il giro non è valido, come potete vedere sotto il tempo che scorre in alto a destra, lo vedete tranquillamente nello schermo, nel riquadro, che non è valido il giro perché siamo fuori usciti dal bordo della pista, dalle linee e dalle delimitazioni, quindi il giro non è buono ai fini di nessun tipo di classifica, quindi il tempo non è valido, bisognerebbe addirittura iniziare da capo. Ecco, Spluffete comunque non riesce ancora a stare dentro, dai, tutto sommato dai, va abbastanza bene. C'è da dire una cosa, Spluffete, è che giocare con il pad, cioè con il controller, è difficile. Molto. Ci vorrebbe un manubrio, ci vorrebbe, perché chiaramente un po' come per le macchine, il volante e la pedaliera, insomma, si è più precisi. Così si va un po' a tastoni, quindi non è proprio semplice, insomma, il correre in questa maniera. Sono bravo a fare però le sgommate. Ah beh, quello senz'altro, comunque stai migliorando. Devo dire che ha una bellissima grafica. Chi sicuramente potrà. Aia, no, ridaglie. Vabbè, per questa volta è tutto. Sono dai. Già tre volte che sono caduto. Eh già.
50.000 spalliciate 100.000 volte e ci vediamo alla prossima volta.